Guarda ragazzi, quel paletto, e qui siamo in un nuovissimo video del post partita di Udinese-Inter, finita 1-0. Prima della partita voglio scusarmi perché sono mancato per una settimana, voglio scusarmi perché nonostante comunque avessi degli impegni, paradossalmente da ora che inizia la scuola comunque almeno 3-4 video a settimana li posso portare rispetto alla settimana scorsa che non ne ho portato neanche uno. Per il resto possiamo comunque andare alla partita. Del resto è una partita che l'Inter ha meritato tantissimo, perché comunque ha fatto sicuramente una quindicina di tiri in porta, li ha fatti, perché comunque io non ho visto le statistiche, però andando un po' a memoria comunque ha fatto molti tiri l'Inter. Io penso che Musso, il portiere dell'Udinese, che è stato il migliore in campo con Sensi un'altra volta, ragazzi, quel giocatore Sensi è una qualcosa di incredibile. Cioè, Sensi è qualcosa di incredibile. E adesso la live reaction comunque uscirà domani verso le 3, le 4 di pomeriggio, salvo complicazioni. Però ragazzi, veramente, Candreva, uno dei migliori, è stato uno dei migliori Candreva. Conte è stato praticamente il giocatore che Conte ha rivitalizzato di più, perché ha fatto delle cose incredibili Candreva. Si vede che è un altro giocatore rispetto all'anno scorso. Sensi ha fatto una partita, un'altra partita stratosferica, ha segnato ancora, ha fatto oltre al gol una punizione che Musso ha parato, non sa neanche lui come, no vabbè. Però nel senso, cioè, io stavo dicendo di Musso comunque, dopo ci arriviamo. Una punizione che stava andando ancora sulla traversa e stava per fare un gol. Dei stop incredibili, delle sterzate magnifiche, è indescrivibile, un giocatore veramente indescrivibile che più ci ha fatto fare il salto di qualità in questa stagione. Perché noi abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo una rosa come Cristo comanda, abbiamo una rosa come si deve, e Sensi è uno dei più talentuosi di tutti. E ora voglio spostarmi, dopo Sensi, al giocatore che forse, appunto, assieme a Sensi è il migliore di tutta la partita. E questo giocatore è Juan Musso. Se non ci fosse stato Musso in porta, avremmo vinto 7-0, 6-7-0, 5-0 minimo. Ha fatto una parata della Madonna su Sanchez, che stava rischiando di segnare dopo 2 secondi. La parata assurda sulla punizione di Sensi, una grandissima parata su un tiro di Politano se non sbaglio, e altre 2-3 parate incredibili. Ragazzi, se la partita fosse finita 0-0, io a Musso avrei dato 9. L'unica pecca che ha fatto è appunto il gol, che si è fatto, beh, ma non poteva nulla sul gol in realtà, era stata colpa di Becao, che è uno dei peggiori secondo me. E ragazzi, siamo primi, sto vedendo la classifica da lì sopra, siamo primi e potenzialmente c'è soltanto il Torino che ci può arrivare primi con noi, ed è con Lecce, probabilmente dovrebbe vincere, però io non mi sbilancio qua perché non so, è una partita molto difficile. Io Musso comunque do un bel 7, un bel 7 e mezzo, perché a parte il gol che non poteva fare, che non poteva nulla sul gol, è stato veramente forse il migliore in campo con Sensi. E un'ultima cosa, simuliamo la Serie A. Mi scuso veramente tanto se non ho portato il terzo episodio, ma appunto con quelle complicazioni, con tutto quanto quello che è successo, purtroppo non sono riuscito a portarlo. Vi scuso veramente tanto. Direi che all'Inter possiamo dare un bel 7, anche un bel 7 e mezzo complessivamente, perché abbiamo giocato veramente bene. Abbiamo avuto molta sfortuna, anche perché comunque abbiamo comunque sbagliato abbastanza passaggi basilari come sempre, non capisco perché, però complessivamente l'Inter è almeno da 7. Quindi ragazzi, io direi che il video può finire qua. Vi aspetto domani con il video del reaction, della live reaction, e con altri video. Alla prossima ragazzi.